Ciao a tutti, bentornati a questo nuovo episodio di The Collector. Oggi, come potete vedere, parliamo di tartarughe ninja, ma non sarò da solo a parlarne, con me ci sarà un grande amico, un grandissimo attore, Valerio Di Benedetto. Sigla! Eccoci qua. Allora, ciao Valerio. Ciao. Allora, finalmente ti abbiamo ospite per parlare di una di action figure a noi molto care, di un cartone in realtà, a noi molto care, che sono appunto le tartarughe ninja. Tu quando hai scoperto le tartarughe ninja? Ho scoperto a forse 6 anni, comunque sono arrivate da noi negli anni 90. Sì. Ed erano i pomeriggi dopo le elementari e andavi lì e ti vedevi tartarughe ninja. Sì. E facevo veramente la corte a queste action figure. Sì, qua ne abbiamo di diversi modelli, come potete vedere. Esatto, di diversi modelli, queste qua. E poi ho scoperto negli anni che esistono varie versioni, perché questa c'ha la testa morbida. Ah, qua c'è la testa morbida. E quindi valgono di più rispetto a quello della testa, diciamo, un po' più. Ora non mi ricordo che modello era. Certo. Io però avevo soltanto Donatello. Ah, ok. Quindi tutto questo l'ho comprato dopo, cioè tutto questo, queste giganti, perché ce l'avevano. È il mio tesoro, questo è il mio tesoro e l'ho comprato negli anni e devo dire che è una soddisfazione ogni volta che mi alzo la mattina, le vedo lì, mi guardano e mi proteggono. Beh, devo dire che effettivamente messe così tutte insieme, anche insieme alle mie, sono quelle tratte dal film del 1992. E fanno effettivamente il loro effetto, sì. Particolare. E però, beh, chiaramente io anche sono legato a queste qui, che sono le prime uscite, diciamo, no? E da noi le faceva da giochi preziosi, credo. Sì. La Playmates la faceva. La Playmates era proprio l'azienda che le e da noi distribuiva giochi preziosi. I giochi preziosi da noi distribuiva. E vabbè, chiaramente allora diciamo subito che per chi non conoscesse questo cartone, è ormai storico, alla mia età, perché le Tartarughe Ninja sono nate nell'84, quindi esattamente quando sono nato io, 37 anni fa, questo cartone è stato creato innanzitutto da chi? Da Peter Laird e Kevin Eastman. Nomi che non mi ricorderò mai. Nascono nel fumetto. È vero. Cioè loro si uniscono per provare a diventare dei fumettisti. Un fumetto anche abbastanza dark, no? Molto dark, proprio... molto dark. C'è una leggenda metropolitana che dice che in realtà è nato come parodia di Daredevil. Ah. Infatti loro combattono il clan del piede. È vero. Mentre in Daredevil c'è appunto il clan della mano. Sì, sì, sì. Poi sì. Loro sono dei ninja, un po' pure come Daredevil. Anche perché i due creatori sono dei fan della Marvel. Di sono dei fan soprattutto di Jack Kirby e di Frank Miller, quindi automaticamente si riportano quell'immaginario lì. Loro in realtà iniziano disegnando Fugitoid, che è appunto questo robottino che però non va molto per non ha successo. Non ha molto successo come fumetto. Nascono queste tartarughe ninja, le disegnano per gioco e c'è questo exploit. Le tartarughe ninja, che in America in realtà è il titolo originale Teenage Mutant Ninja Turtles. Esatto. E poi parte l'esplode degli action figure. Esatto, perché grazie, diciamo, a un loro manager hanno la possibilità di distribuire queste. Prima il fumetto. Prima delle action figure decidono di. Per un cambio di stile. Per vendere appunto le action figure il fumetto non basta. Sì. E quindi inventano e creano 5 episodi come il cartone animato. E la prima cosa che fanno, perché in realtà le Tartarughe Ninja avevano tutte le bende tutte rosse, è stata quella di distinguerle per dare appunto un carattere a ogni personaggio, quello più fumantino, il capo, quello più, diciamo, bambinesco e poi la mente, il saggio del gruppo. E sì, è vero, hanno questo cambio di immagine e anche di caratteri che chiaramente le rende anche più appetibili a un pubblico più giovane, non solo di nerd, dei fumettari. Sì. E questo gli dà possibilità chiaramente poi di aprirle prima al Giappone, perché appunto al Giappone, all'America, perché con la Playmates appunto riescono a vendere chiaramente il primo stock, diciamo. Il primo stock sono 6.000, poi sono ordine 50.000. L'ordine 50.000, ma non si trovava nulla sugli scaffali. Sì, è tutto finito. Sì, poi hanno queste scatole tutte blu
con questi disegni che però erano dei disegni che si ispiravano al fumetto, sì. Quindi erano queste tartarughe molto dark, molto underground, anche molto cattive. Sì. E poi negli anni hanno fatto diverse versioni, perché praticamente insomma il cartone ha dato loro, diciamo, il successo internazionale, sì. Poi è venuto anche in Europa, noi in Italia l'abbiamo conosciuto grazie a Mediaset, che devo dire che in quegli anni ha sfornato grandi titoli. Assolutamente. E devo dire, appunto, dopo il successo internazionale sono state in qualche modo ridisegnate, sì. Reinventate in mille modi. Ne abbiamo diverse versioni a seconda degli anni, dei decenni, se potrebbe quasi dire, ogni decennio una sua versione. In base anche a quello che offre il mercato, certo. Per quella fascia d'età. Queste erano molto più cartunesche, anche queste si rifanno un po' a quel mood anni 80, è no? Vero. Howard, il papero, è vero. Quindi questi testoni. Sì, qua erano proprio degli attori travestiti con proprio delle tute in tutto e per tutto, e un film che era un film assolutamente indipendente all'epoca, sì. Su cui nessuno puntava, non solo, ma i produttori pensavano sarebbe stato un fallimento, perché in realtà anche là il film, nonostante già ci fosse il cartone, e già avesse avuto un grande successo sia il cartone che le action esatto, il film praticamente per una sorta di, chiamiamolo errore, di valutazione, aveva un mood anche là, tornava molto dark, sì, soprattutto sì. Il primo. E quindi quando i produttori videro, insomma, i investitori videro le prime immagini del film, dicono sarà un disastro perché abbiamo speso soldi per creare delle tartarughe teenage, divertenti, appetibili per bambini, e poi mi crei una roba che è tipo mezza thriller. Infatti la cosa curiosa è che per l'uscita del primo film non pensarono a delle action figure dedicate. È vero. E dovettero giustificare appunto la creazione di questa action figure facendo un secondo film. Sì. Fun fact, tra l'altro, il primo giocattolo dedicato a Shredder, c'era un problema perché Shredder era molto alto nei fumetti, e loro per farlo entrare nel blister, la confezione, praticamente lo modellarono e lo piegarono, cioè Shredder era in realtà un personaggio già in posa di combattimento, sì, non era standing, esatto, perché altrimenti non entrava, avevano trovato queste scamotage. Poi in realtà Shredder è un altro personaggio fighissimo a livello estetico, secondo me è una delle cose più belle mai create, ma anche Krang, il cervello parlante, tutto il tecnodromo, un giocattolo che io da piccolo ho sempre voluto, costava un sacco, chiaramente da piccolo era, cioè solamente stupendo, se avevo tutti 10 a scuola per 6 anni di fila, sì. Forse riuscivo ad averlo. Ho trovato su eBay l'altra notte, sapendo di venire qui, ho detto ma fammi un po' vedere. Compriamo il tecnodromo, però il furgoncino loro è meraviglioso, sì. Ma l'ho trovato con la scatola tutto completo, sì. Alla fine neanche quanto tanto. Veniva? 380. Cosa? 320, cazzo, beh, più la spedizione dall'Inghilterra, che col Brexit, la Brexit è diventata grande, proprio una autorola incredibile, quindi non conviene, però prima o poi andrà fatto. Anch'io ci ho pensato quando ho preso loro. Allora, queste innanzitutto dico, le mie sono queste qua dedicate appunto, prese dal film del 92, e sono prodotte dalla Neca, che è un'azienda, devo dire, che fa action figure molto dettagliate, sì. Molto buoni. Ho anche un hit, cioè tutta una serie di action figure dedicate ai grandi eroi dell'orrore del cinema. E io ho un hit molto bello, e devo dire fa delle ottime riproduzioni. Queste sono in scala 1 a 10, quindi sono piccoline, però ci sono anche le versioni stile doll 1 a 6. E poi questa, ecco, Playmates, chiaramente queste di Playmates anche, sì, loro, sì, sì, sì. Io paragono un po' il merchandising delle tartarughe ninja a quello delle sorpresine degli ovetti Kinder, cioè con gli anni sfornato via via una varietà, sì. Di personaggi e di varianti delle stesse tartarughe, sì, esatto. Enormi, ogni anno mettevano sul mercato nuovi cattivi, sì. Nuovi nemici, uno al mese dovevano fare, sì, è vero. Questa è proprio una di quei classici casi in cui il successo del cartone animato, del fumetto, è anche in gran parte dovuto proprio al successo a livello di merchandising, cioè sì. Proprio le due cose quasi si fondono, non esiste una senza l'altra. Mentre, no? Prima parlavi appunto dell'evoluzione dei personaggi, del fatto che comunque si adattano un po' a quello che è il nuovo, come dire, il nuovo corso, anche quello a cui, non so, i bambini di oggi, certo. sono abituati a vedere, certo. come immagini, vedi, questo cartone, cioè un Raffaello è gigante, sì. Forse da qui si vede meglio, Raffaello è gigante, uh-huh. Donatello è uno smilzo altissimo, secco, quindi non sono più sì, non sono uguali. Più alte tutte uguali, e cambia
sono... Li hanno differenziati anche a livello di forma fisica, sì, insomma, sì, per sì, caratterizzarli sì. ancora di più, giustamente. Questo è il cartone che sta andando... È figo il fatto, ecco, vedi, non l'avevo ancora mai mostrato in queste puntate, trovare anche le action figure all'interno dei propri blister. In questo caso sono blister che veramente una volta aperti poi non si possono più richiudere, a differenza dei classici box sì. a cui, insomma, vi ho abituato con le precedenti puntate. E ci fu un momento in cui in questo quartetto arrivò una tartaruga ninja femmina. Sì, è vero, è vero. Che fu una roba... Che decretò anche la separazione tra i due creatori. Esatto, sì. E cominciarono a fare quelle live action che si vedevano anche nel primo pomeriggio, sì. tipo sui Power Rangers, esatto. dove c'erano loro, però erano veramente brutti. Sì. Cioè, ci sono tante versioni, questa cosa del personaggio appunto femminile non è mai stato... digerito tanto dai fan. In realtà poi nel fumetto ci sono dei ninja femmina, cioè nel senso, a un certo punto nel fumetto Splinter diventerà il capo del clan del piede. Ah, figo. Tutta un'evoluzione incredibile. Quante volte dico incredibile? Poi, ultima cosa, c'è tutta una... Vabbè, io sono molto legato alle sigle, quindi chiaramente... questa cosa è molto... Perché noi, diciamo, in Italia chiaramente siamo cresciuti con la sigla di Mediaset. Sì. E noi siamo cresciuti con quella, però in realtà poi in America chiaramente avevano la loro sigla, però anche quella diventò iconica. Sì, tra l'altro quella fu, diciamo, quando crearono questi 5 episodi cercarono qualcuno che potesse creare questa sigla e trovarono Chuck Lorre, sì, esatto. che è il creatore e produttore di Big Bang Theory e di altre serie, che all'inizio faceva queste musichette per un po' sbalcare il lunario. In realtà io quella sigla la conoscevo già quando internet non c'era, perché era la soundtrack dei videogiochi che c'erano nel Game Boy. È vero, hai ragione. Perché io ce l'avevo nel Game Boy. Videogioco meraviglioso. Io però credo di aver avuto quello del Super Nintendo, credo. Esatto. Sì, sì. Io c'avevo Tartaruga Ninja 3. Sì, sì. E dove c'era appunto in 8 bit. E poi vabbè, c'era, non è proprio una sigla, ma era la colonna sonora del film. Sì. La Go Ninja Go. Con Vanilla Ice. Ma... c'è anche una... Insomma, devo dire che è un bel tuffo nel passato, sì. questo, perché questo veramente rappresenta la nostra infanzia, quella più commerciale, ecco, quella più consumistica. Mamma mia. Va bene, ok, allora, quindi che altro dire? Io ti ringrazio per essere stato qui con noi, abbiamo fatto questo breve excursus anche sulle tartarughe ninja, ma Valerio tornerà per parlarci di qualcos'altro, qualcos'altro, qualcosa di più sportivo. Era sempre un po' legato a Donatello, è vero, un vero. Po' l'ho citato. È vero, e niente, io vi do appuntamento al prossimo episodio di The Collector, grazie, sempre come al solito commenti e suggerimenti sempre sotto i video. Ciao! Ciao a Bonga!